quest'ottica, parlo della scena torinese, c'è la cover dei Truzzi Brothers, un nome storico che ci sta benissimo, cioè si sente benissimo, ovviamente che è una cosa che arriva da un'altra realtà, ma è incastrato perfettamente. Spiegatemi Vasco Rossi però a questo punto, perché nel loro album c'è la cover di Fegato, Fegato Spappolato, periodo storico di Vasco Rossi. Come mai questa scelta? Una canzone che ci piaceva tantissimo, Vasco Rossi fa parte dei nostri ascolti comuni di quando eravamo piccoli, ma anche adesso. Quel Vasco Rossi lì. Quel Vasco Rossi lì, sì. Adesso non voglio datarlo con un disco preciso, nel senso, comunque fino a Fronte del Palco si è ascoltato tutto, poi dopo si è centellinato un pochettino. Comunque un ascolto comune è una canzone che sentivamo poteva essere incastrata su delle ritmiche hardcore più di altre. Era già La cosa bella di questa canzone, secondo me, è che è nata durante le prove del concerto che abbiamo fatto assieme ai COV al Traffic. È per questo che è un featuring con Bella Rosa e Gigio dei COV. Stavamo provando, ci è venuta l'idea, proviamo a fare questo pezzo, solo che eravamo con loro ed è venuta fuori tutti assieme. Il discorso che si ricollega un po' a quello che diceva Fabio prima, cioè cantina, pezzi hardcore, facciamo i pezzi su lì, facciamo i nostri pezzi, tutti quanti anche con età diverse. Abbiamo fatto questa canzone di Vasco perché era effettivamente già un po' più... che canzone finiva? Il Ghost in the Queen. Alla fine, è venuta. C'è un... Anche la cosa particolare è che i COV, gruppo, non sono i fratelli maggiori come età, come gruppo, come band, e noi facciamo lo stesso pezzo e ci troviamo a farlo bene. Comunque c'è come fatto trasversale, mi sembra che sia la dimostrazione che il pezzo era trasversale. Che c'è il legame. Comunque no, questa è la motivazione, non c'è. Adesso una domanda un po' più generale, visto che parliamo dell'album. Voi siete un gruppo di ragazzi giovani che ha già una carriera, eccetera, e che adesso nel 2008 decide di fare un CD. Allora, io tra l'altro ho un negozio di CD, quindi sono anche peggio ancora, messo peggio ancora di voi, ma quello che volevo chiedervi è questo: perché adesso un gruppo fa un CD quando comunque le possibilità, le possibilità sono comunque molto minori rispetto a una volta che sia poi comunque un successo, che ci siano il numero di copie vendute, queste cose qua. C'è crisi. Allora, abbastanza. Al di là di queste cose, insomma, economy, io non so. No, ma... Perché fa un CD? Beh, ancora non è stata, secondo me, delineata bene il cambiamento tra disco che veniva prodotto, stampato, venduto, quante copie vendi, eccetera, eccetera, da quello che sarà il futuro, sicuramente l'utilizzo di internet per queste cose. Non so, perché sennò a quest'ora sarei, penso, su uno yacht in mezzo al mar Mediterraneo, un miliardario, non so come si risolverà questa cosa. Sì, sicuramente per una band giovane, almeno io, bisogna un po' prenderla come si faceva una volta i dischi in vinile. Non puoi pensare di fare il disco perché lo devi vendere. Comincia a farlo. Poi in realtà tutto si trasformerà molto sul live, perché è vero che magari il disco perde valore a livello di vendita, però la sala la riempi tu, sì, ecco. Non la riempi il disco. Non so se era sul fatto che il disco è ormai non si sa bene come continui o... Cioè nel senso che approcciarsi adesso a registrare ok, ma a pubblicare un CD mi chiedo sempre se, con che spirito lo fa la gente. Il disco è un punto a capo, secondo me. È il rischio di un musicista. Fermare magari il momento. Il disco è un punto a capo. Lavori un anno, arrivi a un punto, fai dei pezzi, tiri fuori dei pezzi, decidi di registrarli e di ricominciare. Se no, non lo so, avresti mille canzoni e mai un momento di quelle canzoni, sarebbe un... L'importanza dei testi non è vaga, il disco è uno spaccato della tua vita,
già personalmente i dischi che tu ti ascolti, che però le tue canzoni sono solitamente sono uno spaccato della tua vita. Certo. Se poi sei una band e le canzoni le scrivi tu, il disco è quel momento di quelle 4-5 persone che suonano e tu le vuoi far vedere, le vuoi far sentire agli altri, fai il disco, punto, e poi vivrai altre cose, cresci, cambi anche genere, che c'è frega. Sì. E poi la gente sente, quello è il punto a capo, quello è il disco. Si stampa, si rischia. Ok, allora, visto che abbiamo parlato del disco, ricordiamo ancora l'uscita 26 settembre, distribuzione Self, se non sbaglio, esistono distanze, gli Arsenico, ciao a tutti da Daddy Max e dagli Arsenico. Ciao!